Amiche ed amici della Crime Business Productions, domenica 20 dicembre. Quindi mancano così scampoli di momenti prima che finalmente arrivi il momento del Natale e la chiusura del Commodore 64 Advent Show. Ma non è ancora l'ora, ci sono ancora come un vecchio, ma non è ancora l'ora, ci sono ancora un sacco di cose che potrebbero interessarvi, per esempio questa sigla. Commodore 64 Advent Show. Kenobi Sports presenta Commodore 64 Advent Show. E intanto in lontananza le campane suonano, rintoccano come proprio del Natale. Quindi, ieri Enforcer vi è piaciuto? Qualcuno lo conosceva? Qualcuno no, perché è un gioco di Nino Manfred Trent Reznor. Forse non conosciutissimo, mentre oggi faremo un excursus su un altro importantissimo shooter orizzontale del Commodore 64 Advent Show, però uno dell'epoca proprio d'oro del Commodore, Commodoro, eccolo qui. Non ha fatto Anna Bravo P. Hanno sbagliato, scusa, devo farlo così, scusate. Scusate, sì, torno indietro. Eccolo là, vedete, ma non si capisce niente, ma ci pensa lui a spiegarvelo, Babbage Natalic, Babboc Nataluc, dobbiamo trovare un trademark per chiamarlo in qualche modo, Bisboc Nataluc, non lo so. Amiche ed amici del Bisboc Productions, finalmente una domenica di pace, una domenica di quiete, una domenica di Manfred 3, no. Che? Vabbè, niente, questa. Vabbè, ma qua dove Babbage Natalic. Esatto, succede un sacco di cose, ci sono i piccoli aiutanti di Babbo Natale, gli elfi, i gnometti, comincia a essere tutto un po' indaffarato perché il Natale si avvicina, quindi bisogna preparare le slitte, preparare i vin brûlés, preparare la droga, insomma un sacco di cose. Da poi che c'è? Perché anche la droga? Perché le droghe che metti La nella cannella. cannella, brava, nelle spezie, no? La vitella, le budella, tutte le cose che servono. Ma non basta, Un po' non basta, perché strano. oggi Buon Bisbo ci dovrà assistere a un gioco che, a differenza di altri giochi, come nel caso della saga di Last Ninja, in cui Ross Wildstar ha giocato dei long play di giochi che Bisbo non amava, in questo caso invece no, Bisbo ama molto io. Ama molto io. Questo è un problema di ego, no? Io in realtà è IO, ma IO, IO. Ma soprattutto io Sardo, è sì. l'acronimo Into Oblivion, no? Quindi nell'oblivione. Un gioco difficilissimo. Quindi in questo caso la grandezza di Ross Wildstar starà nell'essere performante, nel deliverare laddove Bisboc non sarebbe mai stato in grado e dove non fu mai in grado allorché comprò questo gioco. Effettivamente Bisboc lo amò moltissimo perché era incredibilmente sugoso nella sua rendizione di un possibile retype bello. Tra l'altro con grafica, se non mi sbaglio, di Bob Stevenson, un grandissimo Sì, grafico che poi giusto. avrebbe fatto anche Salamander, e Sì. forse addirittura ha fatto anche Gradius Bob No, Stevenson. Adesso forse sto no. dicendo una fregnaccia, Sì, sta dicendo una non mi fregnaccia, non è ricordo. che non me le segno, Ma cioè ho tutto il mio cervello qua, vedete, in questo cappello, tutto pieno di bacato. cervello, questo cappello è tutto pieno di cervello, fino in cima. La Testa quasi vuota. mia testa è un cono, no, non è vuoto, è un cono, è un cono. Oh, guarda, è rimasto su, affascinante. Quindi, grazie, grazie. Bello Sei questo. Babbo Natale, sei aiutante, sei Babbo Natale, aiutante Babbo Natale. Sono alitante, Babbo Natale, sono una specie di vulcano. Oggi è andato. Quindi, di fronte a questa realtà del vulcano, Compiti. vulcano, tra l'altro, ecco, adesso è caduto. Vi lascio con Ross Wildstar che gioca io sotto gli occhi vigili, sotto gli occhi vigili di quel ciulabadula di Oh. Bisboch. Ciao amici, datemi un po' di vin brûlé, presto. E ne hai ben donde, caro amico. Caro amico, un corno perché sei aggressivo e bullo, bullo, Babbo Natale bullo. Non si fa così, non si fa. Il gatto mi ha leccato in fronte, guarda, mi ha lasciato il segno, pazzesco. Allora, chi siamo? Dove siamo? Ah sì, io. Intanto, innanzitutto, dicevi, caro Babis Boc Natale, non riuscirò mai a trovare una conciatura decente questa mattina. Ah, volevo essere più bello per voi, invece sono un po' così. Vabbè, pazienza, siete abituati. Quindi, Bob Stevenson, secondo me, è un punto interessante. Due sono i nomi importanti di IO principalmente. Sono Doug Hare, che è un programmatore molto skillato, che però abbandona quasi subito la programmazione su 64. Fa due giochi, fa questo e Exterminator, che è una conversione di un arcade
molto bislacco ma divertente, però nonostante fosse uno evidentemente bravo, molla il colpo rapidamente. Bob Stevenson invece è un soggetto più interessante, perché Bob Stevenson è uno dei grafici più importanti della scena del Commodore 64. Innanzitutto è uno che già cominciava a ragionare un po' in termini di intro, character, demo scene, nel senso che faceva molte illustrazioni un po' fine a se stesse, le mandava, bellissime, stupende, le mandava alle riviste. E poi Stevenson anche, ah sì, fu il creatore di quel fantastico, come si chiama, di quel fantastico pesce d'aprile che fu Mind Smear, non so se vi ricordate, su uno dei primi numeri di Zap, forse sul primo, sul secondo numero italiano di Zap si parlava di questo Mind Smear, che era un pesce d'aprile. Lui aveva preparato la grafica di una specie di Space Harrier con astronave, super scale, cose impossibili che Commodore non avrebbe mai potuto fare, però un sacco di publisher erano corsi per chiedere: ah, vogliamo pubblicare questo gioco, che grafica bellissima. Era uno scherzo, con la grafica fatta da Bob Stevenson. Poi ha fatto appunto Salamander. Poi intanto sono andato a guardare per curiosità cos'altro ha fatto Bob Stevenson come grafico, e in realtà sto tizio è in un sacco di giochi Bob Stevenson, perché sì, certo, Zone Ranger, Tracker, Trust, comunque tanti, Star Glider, Star Empire, The Sentry, Druid, Mega Apocalypse, quei bei pianeti tutti quanti, no? Diterati, BMX Kids, Life Force, IO, International Rugby Simulator, e avanti così, Quartz, Myth, soprattutto Myth, History in the Making, un altro dei capolavori da System 3. Italia 90, quello però della Codemaster, e avanti così. E poi avanti, cioè lui è ancora attivo. Adesso è CEO, pensate, CEO, quindi è diventato ha creato una software house, immagino, vediamo un po'. Sì, lui ha creato la Planet Moon Studios. Lui è uno degli sviluppatori che lavora per la società in questione. Ma andiamo a vedere cosa succede in Io, giocato da Ross Wystrahl. Per l'ultimo gameplay di Ross Wystrahl di questo Commodore 64 Adventure, veramente grazie, Ross Wystrahl è diventato una grossa mano in queste giornate sempre di corsa, in cui veramente non è stato semplice per me e per Fabio imbastire il Commodore 64 Adventure. Quindi grazie, 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 e vediamoci il tuo lungo lungo play, che non è tanto lungo in realtà, perché Io è un gioco fulminante. Intanto io IO, scusate, Into Oblivion è un gioco single load, quindi un unico caricamento senza multiload. Guardate che ricchezza di dettaglio e di cura che hanno messo in questo gioco. Che tra l'altro anche la musica iniziale di David Whittaker, uno dei miei favoriti, prolificissimo musicista con 64, ma poi il gioco in realtà è senza musica, c'è la musica iniziale, ma poi finisce là. Bye! Finisce qua. Ah, ecco qua, notate che anche qua comunque impossibile vivere senza la guitarra, però queste sono le wave d'attacco iniziali del gioco. Cioè, vi rendete conto di roba? Cioè, il gioco comincia così, boom, cioè in your face proprio, come cominciare a metà del, non so, del quarto stage di R-Type, una violenza inaudita, perché avendo in realtà solo quattro stage, gli sviluppatori hanno cercato di essere piuttosto aggressivi e ci sono riusciti. Guardate questi fantastici, queste piogge di proiettili senza pietà. Anche questi nemici che devi praticamente spingerti quasi al bordo, quasi morire per riuscire a prenderli. Ha un sistema di armamento, come vedete, non proprio progressivo, un sistema interessante, perché tu puoi raccogliere quella specie di orb che appare, e qua subito il verumone di R-Type, puoi raccogliere quell'orb verde che appare, oppure sparargli per trasformarlo in un power-up di sorta. Come vedete, c'è lo speed up, se non mi sbaglio, c'è questi due pallocchi molto carini come sistema di movimento. Ovviamente R-Type tutta la vita, questo è evidente. Se prendi due, bellissimo, bellissimo. Non c'è il pod che pare i colpi delle R-Type, ma queste due simpaticissimi orb laterali, sì, sono molto molto graziosi. Missile di scramble, c'è un po' di tutto. Bob Stevenson chiaramente qua ha guardato con violenza assoluta R-Type, il primo stage di R-Type, lo vedete, lo sentite. Questa è una smart boss, la prendete liscia, è una smart bomb. Tutto sommato in realtà è un sistema di power up quasi preferibile al troppo spesso violento sistema di armamento progressivo dei Gradius e dei Nemesis, in cui se
Se morivi e dovevi ripartire da zero con l'armamento progressivo, in molti casi non riuscivi a ottenere una violenza di fuoco, una potenza di fuoco necessaria per sopravvivere più a lungo di pochissimo. Ah, quindi i boss, non tanti, boss, 4 stage, quindi non tanti boss, ma boss comunque di una bellezza notevole. Guardate il dettaglio di quei cavi strappati, di quelle lamiere contorte. E questo nell'88, quindi veramente un attimo dietro a R-Type, Salamander. Anzi, in realtà poi Salamander credo sia uscito un filo dopo. Purtroppo Ross Wyster non ce la fa. Viene abbattuto come gli animali malati. Ma mi si è bloccato il filmato per un attimo. Forse Ross Wyster ha messo in pausa per smadonnare. Succede, si può fare, è legale. Dicono che è legale. Io ho abbastanza volume sulla voce, sono tipo con la voce bassa. Sono con la voce bassa, ma perché? Alziamoci un po' la voce. Ah, adesso sì che posso sfrangiarvi le orecchie. Chissà prima perché lo tenevo così basso, perché vi odio. Cosa sta facendo sopra? Cos'è successo? Ross Wyster! Game over, mi distraggo un attimo e mi fai game over. Vabbè, big delusion. Ricominciamo Ross Wyster con più enfasi, con più coraggio. D'altro canto, lo sapete anche voi, anche i grandi campioni hanno partite un po' cacao. Ma sono sicuro che Ross riuscirà a deliziarci almeno un terzo stage. Ross, dai, non mi deludere, dimmi che almeno al terzo stage arrivi. Io queste puntate non le guardo, come sempre, me le tengo lì schiantate, pulite, per non saper niente. Quindi, questa è l'intenzione. Vediamo un po' cosa sta facendo questo ragazzo bellissimo, Ross Wyster. Questi qua sono stupendi. Queste due cose incrociate così, secondo me sono un capolavoro di wave proprio. Ma in realtà questo gioco mi è sempre piaciuto fin dall'epoca proprio per questa attenzione alla cura delle ondate, non fine a se stessa. Cioè, mi sembra un po' meglio di Armalite, che pure aveva un bellissimo wave design in termini di movimenti, però te le schiantava in faccia proprio, chi se ne frega, tipo assecchiate. Mentre qua c'è un po' di gusto in più, anche un attimo di attesa nel creare gli attacchi. Sembra quasi che in qualche modo ci siano una serie di scontri o wave contro astronave. Wave molto cattive, ma che non si sovrappongono troppo tra loro. Salvo poi quando hai questi momenti di nemico ambientale, che invece sì, in quel caso. Puff! In quel caso sì, in quel caso ti scassa la Wallace. Bene, ci siamo quasi, Ross. Finora stai andando molto bene, hai i tuoi bei poddoni. Belli anche i proiettili, guardate quei proiettili, semplici sprite, ma con quel gusto glossy che crea sui quei colpi di luce. Ecco, in realtà forse la grandezza di Bob Stevens come grafico è proprio quella di dare il colpo di luce su Commodore 64 bene, sfruttando la palette al massimo. Lui tra l'altro è l'autore di uno diciamo, dei compendi di grafica su Commodore più belli, secondo me, che è The Pawn, l'adventure testuale con grafica della Magnetic Scrolls. Attenzione, Ross perde una palla, ma ancora vivo, ancora una palla con cui può fare tanto. Vediamo se perde anche l'altra. No, sì, perde anche l'altra palla. Attenzione, Ross, non mi deludere, non mi deludere, Ross, ti prego. Che fatica, Ross, ma come fai a giocare a sta roba? Io sono vecchio per sto qua, mi prendo un infarto. Si è arrivato anche il gatto, giustamente. Perché? Perché mi fai così? Ma vai, allora, perché avevo fame. La fame non è niente in confronto al pomodoro. Oh, guardate qua, intanto mi sono distratto e Ross ce la fa. Nel momento cruciale mi sono stato distratto, perché questa è la vita e guardate la bellezza del secondo stage, che ovviamente di nuovo strizza entrambi gli occhi violentemente a R-Type, anche se un filo meno organico, carnoso, putrescente, e più proprio vegetazione pulita, con le famose piante carnivore che sparano raggi laser. Qua siamo quasi in aria di Seuk orizzontale, come tipo di atmosfera, no? Questi pam, questi colpi ritmati. Guarda che belle queste palline, però distruttibili, questo fatto che si possono distruggere. Poi si ripetono, vedete, alcune delle wave, però sono talmente belle che io le lascio ripetere e lasciale ripetere. Astronavi che vengono fuori dal nulla, uova con dentro gli alien, cioè vabbè ragazzi, insomma, comunque c'è tanto buon gusto. Potete anche dire tanta voglia di R-Type.
Però secondo me la grandezza è che in un single load, anche ripetendo un sacco le wave, tutto quello che volete, c'è comunque un'intenzione di level design che forse manca così definita a Armalite, che invece è tanto celebrato per altre ragioni, perché comunque Armalite ha dei pregi. Poi se l'ho anche giocato, poi ho rimosso tutto in uno degli album di show, però ecco, diciamo che io qui vedo un'organicità, un concerto di intenzioni tra grafica, level design, game design, programmazione e gusto della copia dell'originale giapponese, che insomma mi soddisfano. Questo infinito retype ripetuto, ma va bene, va bene. Cioè, l'arte del single load è una cosa non da sottovalutare, cioè la capacità di fare un gioco che non ha bisogno di multicaricamenti, che poi su cassetta ti sfrangiavano tutto quello che potevano. Invece qui no, qui l'idea è che potevi morire e ricominciare, e Dio sa se morivi e ricominciavi con Io. Ed ecco qua, di colpo un teschio verde, un po' triste questo teschio, guarda che faccetta triste che ha. È anche un pattern un po' triste, perché una volta capito l'angolazione da usare, proprio niente. Bello il cambio di palette, eh? Bravo Ross, bravo, bravo. Mi sei piaciuto. Hai 4 vite, sei nel terzo stage. Sei nel terzo stage. Terzo stage che a sorpresa diventa una roba più tipo Taito come atmosfera, come fondale. Molto gradevole. Hai visto? Quello lì lancia delle bolle, chissà perché le bolle diventano delle cose che praticamente uccidono a loro volta a naso. Sì, sono. Beh, questa è una bella idea, penso che non l'avrò mai visto. Un nemico che lancia un proiettile che diventa un altro proiettile quando tocca qualcosa. Bislacco. Bislacco ma gradiente, gradevole. C'è anche questa specie, aia qua Ross, grande Ross si gioca, qui sapeva cosa stava facendo, eh. Ha aspettato e tic! Ha aspettato la smart bomb e l'ha usata con maestria assoluta. Mi sa che ha fatto tutti questi complimenti a Ross, però cosa devo fare se effettivamente se la sta giocando bene? Bravo, bravo. Ecco, un altro di questi vermoni. E qua t'ha fottuto proprio da grande. Cioè, è sempre uguale il pattern. L'ho imparato io, guardo sto filmato, ma muori così. Mamma mia, Rosh. Ora, quella astronave che si è staccata dalle altre proprio per ucciderti. E vabbè, così. Hai fatto bene, hai fatto bene. Adesso sei veramente ridotto. Vediamo se fa lo stesso errore di prima. Non usa la smart bomb, la fanzoom, perché tu qua devo cercare di campare e arrivare al prossimo checkpoint. Checkpoint. Molto importante arrivare al prossimo checkpoint. Bravo, se lo gioca bene. Molto avanti, sta giocando molto molto avanti, no? Sulla linea di sparo. Niente, non c'è simpatia con il vermone, eh? Sympathy for the Vermons. Mi dispiace un po' sta cosa. Avrei sperato di vedere un po' di più. Mi avevi illuso che quasi saresti arrivato al boss di questo stage, ma evidentemente no. Evidentemente no. E vabbè Ross, hai il mio rispetto. Comunque è ancora una vita, è ancora una vita di scorta, quindi cerca, brava, hai capito? Brava. Questa pernacchietta di sparo che c'hai, che devi fare? A Ross. No, niente Ross, è andata. È stato bello crederci, ma tra queste rocce marziane di granella, ma guarda quella granella di marziana, Ross ci saluteremo. È così, ma va bene. Sento la tua stanchezza fisica proprio. Sei anche proprio un coraggiosone comunque, Ross. Sei un pazzo furioso, oltretutto. Però sei stato bravo. Madonna, come gioca come un pazzo, Ross. Veramente super aggressivo. Attenzione, attenzione, forse Ross riesce a farci vedere il boss del terzo stage, che è un enorme cannone con una specie di mela appesa. Sembra un po' Pujan al contrario. E muore così, però ci muore regalandoci il boss del terzo Stage. Grazie, grazie Ross Wildstar, è stata una grande emozione che va a sfumare e ci lascia di nuovo con lo schermo del Commodoro. Beh, bello, io devo dire che mi piace. Mi ricordo che avevo comprato questo gioco a scatola chiusa semplicemente perché dal retro, dalle foto sembrava R-Type, non era ancora arrivata la recensione di Zap e l'avevo già preso per 12.000 euro originale su cassetta. Salvo poi trovarlo su una cassetta pirata, tipo il giorno dopo, col nome di Elio, che faceva anche un po' Elio, Elio, solo che non sapevo ancora chi fosse Elio, quindi. E
È andata bene così. Grazie Ross, grazie a voi. Io direi che possiamo chiudere questa puntata relativamente flash, insomma, sono comunque quei 20 minuti di pazzia comodoriana che vi fa bene. E il Commodore 64 continua ancora per un paio di giorni, anche domani e dopodomani. Ci sarà anche il 25 una puntata tipo saluti e baci, sì, però ci siamo, insomma. Mancano pochissimi giorni, ragazzi. Brividi, terrori, raccapricci, un bacio. Dal Commodore 64 del show nella persona di Bisboccio. No, devo fare ancora quella cosa della tipo sigla, quindi sigla! Commodore 64, what the show? Yeah. Dovrei fare la gospel questa.